necessità, parte prima. L'inizio. Ho 54 anni, da molto tempo non ho paura di morire, anzi, conosco la morte come la buona compagna eterna. Non l'ho inventato, me lo ha detto in sogno. Poi da sola ho capito che solo uno dei suoi nomi, che sono tanti quanti quelli di Dio. In sogno incontro lei e tanti altri perché sono una strega e questo invece da pochissimo tempo non ha più paura di ammettere ed ancor meno di lasciar trapelare al mondo. Prova di sia che ho deciso di scrivere la mia storia, quasi incurante di chi mi prenderà per mitomane pazza o affetta da menopausa galoppante o ennesima vittima del morente cari Luca. Arrivare al numero 54 ha liberato l'eremita nascosto in me, fin dal principio. 5 più 4 uguale 9, conoscete gli arcani? Lui, davvero vecchio, stupido sognatore, cammina a ritroso nella vita, ovvero avanza rivolgendo le spalle alla via e con una lampada piccola ma potente illumina il cammino a chi lo vuol seguire. È assolutamente solo. Quanta gente è così stolta da non guardare dove metti i piedi? È assolutamente fiducioso, non vede, ma sa che troverà terra per i suoi piedi. È l'assoluto pioniere, mostra agli altri come raggiungere una meta che non sarà mai la sua. Per descrivere il mio incedere da eremita userò una frase celebre tratta da un verbale dei carabinieri o forse dell'esercito. Comunque un luogo in cui la gente non sa tanto ridere di se stessa. L'imputato usciva rimpulando facendo finta di entrare. L'imputato in oggetto è uno dei miei eroi e ora so anche perché. Fa quel che ho sempre fatto io con la vita. L'ho dato così bene a bere a tutti che sono diventata una stimata professionista. Rimetto a posto i piedi alle persone per farle camminare belle salde nelle loro vite. Io, il gambero umano, aiuto gli altri ad andare diritto. Ora che il pudore sta scivolando da me come il settimo velo da Salomè, posso ammettere che trovo tutto ciò deliziosamente buffo. Come buffo è che un'infida strega, biologa, omeopata e riflessologa visionaria, sia stata generata da un onesto farmacista inquisitore e patriarcale, per di più di destra. Quindi lei nel pomeriggio mi chiama dicendo ma non trovo le frasi, in effetti non avevo le pagine giuste perché io l'avevo guardato sul computer. Questa scaletta gliel'ho già cambiata 3 volte da lunedì ad adesso, ma non ci possiamo vedere perché siamo troppo impegnate, quindi per telefono con scene del tipo che sembriamo gli innamorati, chiama, metto giù io, metti giù io, leggo io, leggi tu, no, perché questo lo leggo di nuovo. Questo. Poi gli ho detto, allora guarda, ti scrivo delle domande, fai tu, ce n'è soltanto una che non ti dico qual è, a cui assolutamente non so rispondere. La Patrizia giustamente è arrivata sbagliando l'orario, cos'altro poteva fare questa confusione? Dopo essere stata chiamata alcune volte, come se non bastasse, dicendole Patrizia, ho la testa vuota, non so che cosa dire, no, ma ti passerà. L'ultima, non so, stamattina, ho la testa che quando cerco di concentrarmi esplode in bollicine e non le riesco ad acchiappare. No, ma tranquilla, va tutto bene. Con questo artefatto voglio però parlarvi, introdurvi all'argomento di questo libro
cosa che ci sta, perché le streghe parlano linguaggi arcani, usando gli arcani, perché non per niente sono 5 anni che scrivo e lavoro e scrivo libri di spese, faccio gli studi sugli arcani. Quindi partiamo da lì. E per partire da lì vi voglio fare subito vedere questo, perché è un arcano fondamentale nella mia vita, ed è questo qua, ed è la ruota di fortuna. Questo arcano in parte sta descrivendo ciò che io sto vivendo in questi giorni. Che bello un libro fatto da me! Dio, non so cosa dire, non ce la farò mai. No, immagino, ma che bello, quella sera ci saranno tutti i miei amici. Appunto, che bello! La ruota di fortuna cos'è? È il nostro bipolarismo. In uno dei libri l'ho paragonata al sistema nervoso autonomo, che ha una parte di simpatico e una parte di vago. Il nostro sistema nervoso, quello diciamo che va da solo, fa continuamente così, ci tira su e poi se noi lo lasciamo fare ci porta giù, se non ci spaventiamo ci riporterà anche su. Però la ruota di fortuna è il numero 10, quindi rappresenta un passaggio ulteriore dall'1 al 10. Stiamo cambiando giro, stiamo cambiando gruppo e la nostra energia si è fortemente evoluta. Questo arcano, grazie al sistema che esorto tutti i presenti a studiare benissimo, ideato da Simonetta, questo arcano nel mio mandala tarologico personale si trova nella posizione 11, che rappresenta l'origine più remota, così come l'origine familiare. Non è soltanto una ruota del su e giù, ha un sacco di simboli, è la ruota dei meccanicismi, delle cose che vengono permanentemente ripetute, del criceto che gira nella gabbia e non riesce, crede di farne la strada e non la fa. È la ruota degli innocenti, quella dove venivano messi i bambini abbandonati fuori dai conventi e girava, così i passanti potevano dire: beh, quello lì è carino, beh, lo prendo io, quello lì è robusto, mi serve a me. La ruota di fortuna, questi innocenti, gli innocenti potevano avere la fortuna. È già una strega, nel nome innocente, ovviamente. Allora, da qua partiamo, da una ruota degli innocenti, perché nella mia famiglia ci sono bambini abbandonati, bambini rifiutati, e se si continua così in tutte le famiglie, in qualunque mandala abbiate modo di guardare, la ruota di fortuna rappresenta la fortuna, la dea bendata, ma siamo noi, perché a tutti capita una disgrazia, tutti, l'incarnazione è la nostra disgrazia, è la nostra fortunatissima disgrazia, cioè ci siamo infilati in una storia, o la lasciamo girare credendo di fare della strada ma giriamo in tondo, o acchiappiamo il destino nelle mani, diamo un giro di manovella e invece di girare in tondo ci mettiamo qua sopra e riusciamo a governare la nostra storia in un essere che è il prototipo della scelta, del dubbio, della domanda. Sto facendo la giusta domanda con una spada rivolta verso l'alto. E la sua risposta è sì, quando siamo qua, io so qual è la domanda da porre alla mia vita e ne divento artefice. La ruota di fortuna è un 10, cioè è un 1 su un nuovo piano, e l'1 è il bagatto. E chi è il bagatto? È un bambino. In questo libro quindi troverete la storia della mia parte bambina, anche questo sta nel mio mandala tarologico, in una posizione che Simonetta definisce sfida, e anche punta della stella, quindi se solo supero quella sfida diventa un punto di splendore per me. Il
bambino è quello che mi fa fare una presentazione che andrà sul sito dei miei editori, dice, ci tengo che era il caso di alleggerire la situazione. Questo è sto bambino che però ha avuto come controparte un'infanzia difficile e ha avuto spesso la tentazione di girarsi indietro dicendo, ma cosa ho mai fatto? Speriamo che capiate tutti i bolognese, cosa diavolo sto facendo? E il bambino potrebbe essere un essere non autonomo che continua ad appoggiarsi agli altri, a sperare che, a rimanere deluso, finché crescendo non sale sulla ruota, fa un pochino di su e giù, però arriva a mettersi nella posizione della sfinge. E questo è un primo assaggio di ciò di cui parla il libro. Ma perché scrivo tutto ciò? Cosa ha a che fare col mio intento di raccontare i passi della streghitudine che oggi mi contraddistingue? La prendi troppo alla lontana, mi dico, poiché sono ancora assai esperta nel negarmi. Così si annoieranno e smetteranno di leggere. Peggio per loro, ride la strega, non si accede all'arte con la fretta. Chi ne vuol sapere più deve arrancare con me sulle stesse salite, vedere quei panorami, sudare il mio sangue e sputare il mio veleno, annebbiarsi a lungo di vapori malsani per emergere all'ossigeno del vivere senza poi sbandare stupidamente. E così è. E mi chiedo cosa significhi un'identità da strega oggi. Beh, ecco, questa è la domanda a cui non ho risposta, me la sono data da sola. Confidare nelle intersezioni fra mondi, curarsi da sole, tracciando segni sui malanni, coltivare rapporti fisici fra meccanicismi e quantistica, farsi nemici fra gli informatori scientifici della barriera, di più, riconoscersi il potere di osare, affermare disperatamente che le religioni di ogni civiltà hanno ragione. C'è un Dio che scorre dentro la materia e siamo noi, fatti di elementi esplosi da astri lontani, capaci di riconquistarne la coscienza, di rinnovarci senza uccidere, di vivere in eterno, olograficamente frammentati nelle molte dimensioni. La risurrezione della carne e la vita eterna. Ero brava al catechismo, come a scuola. Memoria e volontà sono la cresta sulla spesa, sfuggita a cromosomi conflittuali, ereditati da avi bellicosi, ignoranti, testardi e tossici abbastanza da riprodursi fino a me. Dunque, domanda. Tre parole per definire questo libro. Tre parole per questo libro, sì. La prima è sicuramente magia. Per riavvicinarla alla nostra coscienza attuale, che ne fa una grande esclusa, la ridicolizza scioccamente, perché rifiuta di vedere cosa sia davvero, quanto sia strettamente collegata a ciò che invece chiamiamo scienza. La seconda parola è riconoscimento, perché rappresenta per me il riconoscimento di che cosa sono davvero e dà a me e a quegli innocenti di quella ruota là lontana un riconoscimento. Sono esistiti, ce l'hanno fatta, io sono qua e allora bisogna dire chi sono, bisogna che io la smetta di negare tante parti di me. E l'altra è guarigione, perché solo riconoscendo se stessi si accede a un piano dove vive la nostra guarigione, che non vive nei farmaci, non vive in ciò che è fuori di noi, non vive in nessun terapeuta, vive soltanto dentro di noi. Basta bussare alla porta giusta. Allora questo per me rappresenta un modo. E vorrei passare la palla a mia sorella, perché lei ha scelto una canzone che secondo
uno dei contenuti di questo libro, che non importa il terreno lesionato in cui il seme è caduto, importa la forza di vita che il seme ha e ce la farà.